Sentiamo i comuni, vorrei partire con un comune di media dimensione, quindi il comune di Perugia, e una grande area metropolitana come quella di Torino. Diteci uno o l'altro. Avete sentito cosa ci hanno detto? Sì. Due realtà aziendali private sul tema della cabina di regia. Da voi ci aspettiamo anche di capire perché effettivamente, appunto in termini proattivi, per carità, non è che si tratta di fare delle critiche banali perché è tutto difficilissimo, ma perché secondo voi è così complicato metterle in atto? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Prima nella bella relazione di Antonella Galdi c'era un passaggio proprio su questo aspetto della necessità di coordinamento quando parlava del progetto parallelo agli interventi di cui stiamo discutendo, che possono essere tematizzati ma che toccano tutta l'azione di governo della nostra città, cioè il progetto del Piano Nazionale delle Città. E successivamente potrei unire il lavoro che sta coordinando, che dovrà iniziare a coordinare il Ministro Barca sulle politiche urbane. Il tema, a mio avviso, prioritario per quanto riguarda noi è il ritorno nella politica nazionale delle città al centro dei processi di sviluppo. Cioè, manca in Italia, oramai da diversi anni, una politica urbana che vede nelle città il luogo di costruzione di processi di sviluppo, no? In questi anni molto siamo stati distratti dalle grandi opere, dalle grandi infrastrutture e abbiamo abbandonato quello che peraltro anche in termini di investimenti rappresenta più dell'80% della mole di risorse che si spendono, delle risorse pubbliche che si spendono in Italia, cioè gli interventi delle città. Dunque, primo, l'esigenza di una linea non di neocentralismo, come ci è venuto a spiegare il Presidente del Consiglio Monti ieri all'Assemblea dell'ANCI, che personalmente non condivido, ma una idea di come si governano le città e soprattutto di un coordinamento delle misure che si mettono in atto, a partire da quelle comunitarie a quelle locali, perché altrimenti, ha ragione il rappresentante di Cisco, rischiamo di essere un po' schizofrenici, cioè parte un progetto sul la realizzazione di città intelligenti e nessuno, diciamo, magari si concentra su l'utilizzo delle nuove tecnologie come elemento trasversale per il miglioramento delle nostre comunità. Io ritengo che debba esserci una linea, un coordinamento a livello nazionale, poi il ruolo di coordinamento delle città, ma consentitemi di dirlo, non in maniera parcellizzata. Non possiamo pensare che sono 8.000 le città che... No, è evidente che dobbiamo ragionare per agglomerati urbani. È evidente che anche in questo caso la semplificazione istituzionale è propedeutica per fare un lavoro intelligente. E lo deve fare la città perché noi ci occupiamo del bene comune, noi in quanto comune, poi insomma momentaneamente anche noi come amministratori, e il primo elemento che dobbiamo mettere nell'avvio delle nostre discussioni è che tutti i progetti debbono avere un obiettivo, lo diceva bene Antonella Galdi, noi dobbiamo migliorare la qualità della vita dei cittadini che non sono consumatori, non c'è stato un periodo nella nostra discussione politica che nello sbarellamento, un atteggiamento a pendolo dell'Italia che a un certo punto da cittadini a consumatori. No, sono cittadini che hanno diritti e che devono partecipare alla vita della città, ma soprattutto devono migliorare le loro condizioni di vita. Guardate, se noi partiamo da qui, aiutiamo le imprese, aiutiamo il mondo del lavoro, aiutiamo i professionisti, perché capiamo qual è la strada che dobbiamo perseguire. E dentro a questo percorso, se è così impostato come io penso che debba essere, il cittadino è la prima risorsa nella costruzione di città intelligenti, perché a premessa di tutti i progetti ci deve essere un diverso modello di vita nelle nostre città, di uso e di consumo delle nostre città.
Io faccio sempre l'esempio in questi tour che come amministratori facciamo nei nostri comuni, quando parliamo del decoro urbano, della questione dei rifiuti, che la più grande innovazione è riscoprire alcuni comportamenti del passato. L'idea che noi dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca non la condivido in nulla, brevissima parentesi, incursione nella discussione politica. Io ho imparato a fare la raccolta differenziata dai miei nonni, che da quando esistono fanno la raccolta differenziata per la creazione del compost, addirittura in casa mia, perché sono nipote di una fioraia. E poi perché era un'esigenza di vita, una necessità, un obbligo. Per cui l'innovazione sta nel riscoprire corretti comportamenti, nel riscoprire il bene comune come bene di tutti, lo spazio pubblico come luogo della cittadinanza e non di qualcuno. Per questo sono la nostra grande risorsa. Oggi abbiamo una straordinaria opportunità, quello dell'utilizzo delle nuove tecnologie in tutti i nostri ambiti di vita, in tutti i nostri ambiti di vita. Per cui, se diciamo questo, torno al tema della programmazione delle risorse pubbliche, di come si utilizzano, la declinazione che le infrastrutture nel nostro paese sono prima immateriali e poi materiali. C'è ovviamente la necessità di muoverci, perché io per venire da Perugia ho dovuto prendere la macchina, poi arrivare a Bologna prendere il Frecciarossa, e dunque le infrastrutture materiali sono fondamentali, nel nostro paese ancora c'è bisogno, ma quelle immateriali ancora di più. Noi ne abbiamo discusso a Perugia martedì con Soru, che è presidente di Tiscali, che è giudicatario di un progetto con la regione di Umbria, con il comune di Perugia, per wifi libero nelle nostre città. Abbiamo presentato 24 punti nella città di Perugia, città universitaria, città che si candida a capitale europea della cultura, in cui c'è l'accesso libero alla rete, e appunto abbiamo enfatizzato il tema delle infrastrutture immateriali come elemento centrale. Io amministro una città che è qualche decennio che ragiona su un consumo e un uso intelligente. La città di Perugia è una città che ha un centro storico in un colle, molto piccolo, molto delicato, uno dei pochi esempi di città etrusca nata in collina e non al fiume, dunque difficile da raggiungere e costruita perché doveva essere così, ma che oggi rappresenta un ostacolo. Allora abbiamo dovuto ripensare in maniera intelligente la mobilità nel momento in cui si sviluppava anche il consumo dell'auto privata. Dovevamo fermare questa aggressione che andava a danneggiare uno degli assi principali del nostro sviluppo, l'economia della conoscenza, l'economia della cultura. E allora lì i parcheggi a corona, le scale mobili. Noi abbiamo qualche milione di cittadini che vivono, cittadini che vengono lì per studiare, cittadini che vengono lì per turismo, che si muovono gratuitamente con la mobilità che continuiamo a chiamare alternativa, ma che dovrebbe essere tra poco quella principale, e l'alternativa quella che inquina. E poi oggi tutto il tema della riconversione, della rigenerazione, del pensare allo spazio pubblico come luogo di costruzioni di città nuove. Ecco, io non voglio rubare altro tempo, perché ci sono tanti altri relatori che meglio di me possono spiegare quanto questo modello di governo, che parte appunto dai bisogni delle persone, che utilizza le nuove tecnologie, che si pensa proiettato al futuro, può essere fondamentale, può essere veramente uno degli ambiti sui quali possono partire assi di sviluppo di cui ce n'è bisogno in maniera enorme. L'ultima cosa la voglio dire, perché il nostro pallino, lo diceva sempre il presidente Monti ieri, che non è una fissazione nostra, ma con questo patto di stabilità e con questi tagli ai comuni, le cose di cui abbiamo detto, oltre che di tanta intelligenza, hanno bisogno di tanta fantasia. È evidente che sono due elementi
sono due postulati per poter iniziare. Le politiche del governo e del Parlamento in questa direzione le ritengo sbagliate, perché sono politiche depressive. Ci è stato spiegato che sono interventi la cui crescita la vedremo tra poco. Noi non siamo ossessionati dalla prestazione, siamo anche disponibili a mettere in campo una progettazione i cui risultati li vede il mio successore. Non è questo un problema, l'ossessione del politico che vuol vedere il ponte realizzato per poter tagliare il nastro. Non è questo, ma se noi la bestia la affamiamo talmente tanto che muore, è difficile anche pensare ai progetti di lunga gittata. Grazie.